Benvenuti in questa nuova video ricetta. Oggi andiamo a preparare gli yaki udon, ovvero gli udon saltati in padella. Aggiungeremo delle verdure e vari condimenti. Andiamo subito a vedere la preparazione. Innanzitutto dobbiamo preparare le verdure, quindi io ho già pelato scalogno e aglio. Andiamo a pulire le zucchine, tiriamo via la parte iniziale e la parte finale. Andiamo a pelare le carote. E andiamo a tagliarle a pezzettini piccoli. A questo punto abbiamo tagliato tutte le nostre verdure, come vedete. Andiamo a mettere la nostra pentola con un po' di olio, può essere di oliva, di semi o anche di sesamo, come preferite. La andiamo a mettere sul fuoco, un fuoco medio-alto. Appena l'olio è caldo, andiamo a mettere le verdure. Io andrei intanto a mettere i udon in acqua fredda. Questi sono i udon. Li potete trovare nei supermercati asiatici o anche online. Andiamo ad aprirli e li mettiamo nell'acqua fredda. Una bustina così è per una persona, è una porzione. In questo modo, mettendoli in acqua fredda, iniziano già a separarsi da soli senza rompersi. E li lasciamo da parte. Adesso facciamo la salsa. Nel frattempo ogni tanto andate a mescolare le verdure. Ok, per la salsa prendiamo un bel cucchiaio, andiamo a mettere, questo è sempre per due porzioni, andiamo a mettere 1, 2, 3, 4 cucchiai di salsa di soia, un cucchiaio di aceto di riso, se non ce l'avete potete utilizzare l'aceto di vino bianco, magari facciamo ad esempio un cucchiaino, non un cucchiaione. Andiamo a mettere 2 cucchiai di mirin, se non avete il mirin potete usare vino bianco, magari aggiungete un pochino di zucchero. Aggiungiamo 2 cucchiai di olio di semi di sesamo, se ce l'avete. Se vi piace potete aggiungere anche un po' di peperoncino, ma non per forza. Mescoliamo e aggiungiamo uno spicchio d'aglio grattugiato. Mescoliamo la verdura. Mi raccomando, tenetela sempre d'occhio. Potete anche mettere, se il fuoco è alto, mettetelo su fuoco medio, perché tra poco aggiungiamo gli udon. Adesso andiamo a mescolare la nostra salsa. Rialziamo un po' la fiamma e andiamo a versare i nostri udon in padella. A questo punto possiamo aggiungere la nostra salsa. Possiamo spegnere la fiamma e possiamo impiattare. Se vi piacciono potete aggiungere anche dei semi di sesamo neri tostati o bianchi. Ecco qui i nostri udon pronti.